Buonasera. Buonasera. Stiamo fuori alle 7:30, praticamente abbiamo visto tutte le lezioni del Papa nel frattempo che sono rilassi, però insomma ci ha tenuto compagnia lui. Siamo qua tutte le associazioni, è bellissimo avere tutte le associazioni, credo, insieme, non credo siano tantissime perché credo che il Comune ne conti più di 100 e 63. È 63 per risultato. E qua siamo pochissimi. Però ci siamo una parte rispetto a 63, però è già un buon inizio. E comunque noi abbiamo invitato. Noi abbiamo invitato tutti, cioè Gabriele specialmente si è messo alla ricerca di tutti. Bello, insomma, io dico quello che penso, e penso che parlare e sparlare non abbia senso, piuttosto abbia senso chiedere e farsi spiegare, e questo credo che sia un buon inizio. Per quello che anche il patrimonio
dell'umano, delle risorse umane presenti nella nostra città. In realtà però queste risorse umane non erano cieche, erano assolutamente delle monadi vaganti, tutte magari di poco livello, ma che avevano, vivevano delle singole realtà abbastanza. In questo contesto diciamo insieme, e rispetto a questo contesto abbiamo dato dei contenuti. Io vorrei sapere, visto che dobbiamo fare una programmazione, dobbiamo parlare veramente serenamente queste scelte per il futuro, che cosa si potrebbe fare di meglio, se avete delle idee, se avete dei consigli, se avete delle proposte. Mi piacerebbe molto, perché quando andiamo a fare un programma rispetto a quello che abbiamo fatto, che ritengo che sia comunque tanto, perché io sono assolutamente certo, sono sempre convinto che si può continuare a fare il passo avanti, si può continuare a avere delle idee, si può continuare a innovare e soprattutto si può continuare a sostenere delle iniziative, sperando di non perdere il concetto di sistema, il concetto di sinergia e il concetto di rete tra le associazioni, che secondo me è indispensabile per far funzionare le cose. Io mi fermo qua, penso che poi sicuramente vuole aggiungere delle cose e poi ci vedremo un po' di voi. Facciamo così, perché onestamente io devo ringraziare per l'invito che mi ha fatto, devo sempre prendere il cartone. Se siete d'accordo, io farei così. Io mi prendo anche il fotolorato, io parlo esattamente 10 minuti, io imposterei così la serata, visto che insomma dobbiamo anche rispettare, quindi abbiamo fatto un po' caso. In 10 minuti cerco di dire quello che mi viene in tasca, cerco di dire delle cose, però soprattutto questa serata, se mi siete d'accordo, io la vorrei in qualche modo rivalutare a voi, che vorrei che voi foste a chiedervi delle cose, a chiedervi delle cose. Perché una cosa che abbiamo riscontrato in particolar modo è che in realtà la gente non conosce tantissime, io chiamo occasioni, della città di questa notte, a prescindere che l'abbiamo offerta noi o che era già precedentemente offerta o che è nata in questi anni. E questo me ne sono accorto perché tanti di voi hanno avuto la pazienza in questi anni di venire da me in assessorato, di sedersi, io parlo in questo momento dell'assessorato della cultura, chiaramente gli assessorati sono tanti, però diciamo, in questo momento vedo soprattutto facce che ho conosciuto e insomma ringrazio per aver fatto in questi anni. Chi è venuto, chi è stato con me, chi ha condiviso un progetto, come per esempio la città di Gini, in cui tanti di voi hanno veramente fatto un intero percorso per essere mai 30 giugno, che quest'anno mi auguro si possa ripetere, perché capite bene che c'è un momento centrale in cui chiaramente delle scelte bisognerà ovviamente lasciarle anche a chi era dopo, nel caso di chi è rispetto, perché è chiaro che insomma si sarà questa cosa. Chi è venuto si è reso veramente conto di alcune cose che non conosceva e ha capito che c'erano delle opportunità. Noi proviamo anche a dirle in tanti modi, cioè proviamo a fare comunicati stampa, proviamo a portare. Però sapete che non sempre, ahimè, quello che noi intendiamo dire arriva poi tranquillamente tramite i giornali, per una serie di motivi, adesso non entriamo nel dettaglio, ma è chiaro che non tutti i giornali si preoccupano di fare semplice informazione, c'è anche un po' di politica in quello, e quindi è chiaro che insomma, a seconda di quello che ci vuole dire, non sempre gli arrivano le notizie giuste. Questa, se permettetemi, è la cosa più brutta che io ho vissuto in questi anni. Cioè, il problema non è dire noi abbiamo fatto, perché vuol dire se l'ho fatto, sta lì, qualcuno potrebbe dire che non è vero, però basta andarlo a vedere, è lì, no? Se lo abbiamo aperto il museo, sta lì, non è che lo devo dire io. Il problema è non farlo sapere a chi magari avrebbe un'idea attorno a quel museo, che potrebbe diventare, guardare a caso, addirittura un'iniziativa territoriale che possa dare un respiro a lui, alla sua famiglia e magari anche a qualcuno che poi in quell'idea avere altre idee. Questa è la cosa più grande, che più mi ha lacerato in questi 5 anni. E quindi queste occasioni per me sono veramente delle occasioni per poter dire questo. Oltre al fatto che siamo sempre disponibili per venire magari a chiedercele nel dettaglio.
Io ho detto in questi 3, 4, 10 minuti, sono passati 3, in questi 7 minuti che mancano, proverò veramente a darvi alcuni segnali, ma così, un po' a random, perché si possa prendere, vedo anche molte accettazioni legate al mondo dell'ambiente, tipo anche nella consulta dell'ambiente. Per esempio subito la consulta. La consulta, l'ho più volte detto, io l'ho stato 2 anni, 4 commissioni, 3 consigli comunali perché fosse finalmente ufficializzata come tale. La consulta, ricordatevi, è l'organo più importante di partecipazione attiva della città, e in particolar modo tramite associazione, è il più importante. Se voi, ma invece che purtroppo ho visto che lo sviluppo di queste consulte all'inizio, cioè in questi primi 2 anni, è andato in maniera un po' differente, insomma si è parlato di tante cose, ma in realtà non si è pensato a quello che si poteva realmente fare con la consulta. Questo è un esempio. E vi chiedo di leggere il regolamento, perché troverete che siete nelle condizioni di poter obbligare, non vincolare, ma obbligare un'amministrazione a andare in una direzione. Questo vuol dire far partecipare il cittadino al bilancio. Se voi potreste dire, noi come assessorato, come consulta della consulta, vi chiediamo tutti assieme, perché la prossima volta nel capitolo non mettete questo piuttosto che quello, voi lo potreste fare. Non siamo obbligati, siamo vincolati, non siamo vincolati, siamo obbligati ad ascoltarvi. Oh, è chiaro che se 80 associazioni culturali tutti assieme dicessero a un'amministrazione io farei B, cioè poi fare A comincia a diventare abbastanza, diciamo, socialmente necessario, ecco, diciamo così. Quindi era un grande potere che ancora non si è colto. Ora non perdete fiducia in questo. Quando vi rincontrate, a breve ci sono le votazioni che sono passate 2 anni dalla carica, e quindi quando vi rincontrate riprendete vigore in questa grande occasione, una delle tante. Sistema ambientale culturale, chissà cosa vi è arrivato del SAC. Beh, sappiate che fuori dal comune di Conversano è ritenuto uno dei paesi all'avanguardia, questo è un altro dei grandissimi dispiaceri che io ho. Un esempio su tutto, questa mattina era un museo circo archeologico, a qualcuno di voi sarà arrivata notizia che anche quello, grazie a Dio, riapre dopo un altro lavoraccio in tinte. Un signore mi parla e mi dice, sai che oggi ho pensato alla Conversano, questo di Conversano, ma mi dice, madonna, ma noi siamo fuori da tutto. Chiaramente quando lavoravo 24 ore al giorno per 5 anni, ti fai una felice, perché? Oggi ero a casa, su Rai 3, è passato questa cosa, la settimana Santa in Puglia, e noi non ci siamo. Ora, per farvi capire quanto è fuori dalla verità un'affermazione del genere, quando la settimana santa in Puglia è partita, che è un percorso, un progetto turistico religioso, alla BIT è stato presentato, si è scelto di presentarlo con un assessore regionale, la Codella, un assessore provinciale, Altieri, e 2 assessori regionali, cioè praticamente non so quanti sono i comuni di regione di Puglia, non lo so, sono 49. 41 province di Bari, saranno, non so, 250, dico una sciocchezza probabilmente, ma più o meno quello. E i 2 assessori erano uno di Lecce e io. Perché eravamo i primi ad aver seguito il progetto, i primi ad essere entrati, siamo nel pacchetto turistico, 1000 persone hanno chiamato in questi 2 anni. Come si può dire una cosa del genere? Perché non la sai? E perché non la sai? Perché non l'hai letta? Perché ti sei approcciata la cosa così? E magari da uno che avete già i diritti della settimana santa da quest'anno hanno un contributo regionale. I diritti della settimana santa non c'erano neanche nei contributi comunali. Li abbiamo inseriti, li abbiamo portati in consiglio comunale, sono diventati di interesse nazionale, proprio il coro del miserismo. L'abbiamo eletto al momento comunale di rilevanza nazionale, abbiamo portato al ministero per questo, e questa è una delle sciocchezze. Da lì sapete cosa è nato, ripeto, un pacchetto turistico, questo è stato venduto alla pista il commerciante, e non è un caso, questa cosa mi ha dato 2 croceristi di passaggio dalla Royal Caribbean. Ha pensato, ma forse allora conversiamo se succede questo, perché chiaramente come al solito conversiamo in via Matteotti, diciamo che questa cosa vale poco, poi ti sposti a Rudigliano, dicono conversiamo siete dei grandi. Beh, se ti sposti a Miami, dove c'è la sede della Royal Caribbean, che era arrivata la notizia della settimana santa, perché oggi siamo a Berlino per la settimana santa, oggi in questo momento c'è la conferenza stata a Berlino. Questo è credere nelle cose quando gli altri non credevano, 4 anni fa. Hanno sentito questa cosa, andiamo a fare, sono andato 5 date, troviamo nel 2011 5 date, sono venuti a Conversano, sono impazziti da Conversano, e questo hanno dato 42 date, dal 27 aprile all'11 novembre, quando di domenica, i nostri negozi, la nostra ospita di martedì,
siamo riusciti a vedere qualcosa. Questo mi chiedevano, uno mi ha scritto, noi da Brittismo, città banca, noi avevamo 15 anni, mi sto portando i soldi di perché loro arrivano alle 12.40, come voi capite bene, ma noi alle 17.40. Assolutamente, comunicazione ricevuta rispetto agli unici stranieri che arrivano e ci chiedono ma perché qui è tutto chiuso? Finisci 10 minuti e poi devo fare a voi. No, ancora no, però ci tengo veramente a sentire voi. Credetemi, io potrei andare veramente avanti per 50 ore di seguito, perché veramente quello che avete fatto è infinito. Il cartello, polo museale, io sono arrivato e era bellissimo, ma non sapete mai che trovo, perché io ho detto, appoggiate a un muro con una remina da un euro di quelle per la pittura, perché ci sono andati in lavoro. L'abbiamo appesa a un muro, velocemente, sistemato, perché potesse essere tagliata, l'abbiamo aperta e è passato un signore di 15. Che conosceva un signore a Lille, in Francia, guarda caso, lui era un ex gallerista, lui era il conservatore del centro della rete di Sassi di Lille, il secondo museo di Francia. Gli ha detto, fammi vedere una cosa incantevole, c'era un certo Paolo Pinoglio. Quello da andare ha detto, Paolo Pinoglio, io ho una sera del Pinoglio qui da Manini. Possibile, è sceso, l'abbiamo accolto, l'ho pagato io e il Pinoglio, dopo siamo andati a Brink, ne ha fatto quello che c'era. Lui è impazzito per questo. Lui è impazzito per questo, ed è partita una operazione grandiosa. Che cosa ha fatto questo operatore? Vi comunico una cosa semplice. E intanto a me, e per questo ringrazio il sindaco dell'amministrazione, quell'anno sono stati dati 172.000 euro per una mostra. Quindi quando vi dico che a Converso hanno speso per la cultura, diciamo è vero, con una differenza però. Che io non abbiamo più, grazie all'organizzazione fatta bene, abbiamo incassato 260, quindi non abbiamo perso soldi, abbiamo incassato 260.000 euro, abbiamo finito di appendere tele del Pinoglio dove stava, che per entrare dovevi evitare delle vernici cervicali perché sennò non avresti potuto vedere. Per la prima volta io il Pinoglio l'ho visto a Lille, quando l'ho montato a Lille siamo impazziti, abbiamo visto i colori delle luci in una sala da 1600 metri quadri. Loro sono letteralmente, io ho partecipato a un bando, ho detto questo, vi faccio vedere cosa abbiamo noi, abbiamo vinto il bando, l'abbiamo riallestito con l'architetto per lo figlio di Dali e ha fatto tutto ciò che ha fatto, adesso è una mostra. Grazie a quella mostra, 54.000 euro dei 172 destinati alla realizzazione dell'accoglienza del quinto Aretto veronese, abbiamo pensato in questo modo, ecco come si sfruttano bene i soldi. Quella mostra, quell'accoglienza, quelle strutture, non le abbiamo buttate, l'ho detto a chi ha vinto la gara, io le voglio, così, 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 poi devi smontare di qui e rimontare al piano di sopra per raccogliere in netti in maniera decente, non i pannelli grigi che oggi però stanno giustamente a Santa Chiara per raccogliere le nostre mostre. E le voglio all'interno della stazione zona temporanea, perché voglio anche creare un'area temporanea con gli stessi soldi, sempre nei 172. Da quei soldi abbiamo fatto due mostre, una delle due, la stazione d'arte temporanea, ha colto 5 mostre in 2 anni con 63.000 visitatori. 63.000 visitatori. Tutte cose che voi disconoscete, non c'è, un bar a Conversano che c'è un caffè Pinoglio, ragazzi. Uno non c'è. Se andate però a Verona, sono tutti Capuleti, Romeo, Giulietta e compagnia, dalle pizze, i caffè, i cappuccini e tutto il resto. Allora ci sarà un problema, il problema è questo, che noi non sappiamo che cosa ci abbiamo in questo paese, ma io più che dirvelo. Poi è ovvio che in qualche modo deve essere stato voler prenderlo. Questa è la grandissima verità. Qui c'è una signora, e lo posso dire, l'altro giorno ci siamo visti per il SAC, ci siamo in Italia Culturale, ha una cosa incredibilmente bella, che passa da uno dei 10 nostri percorsi, e sta facendo un lavoraccio perché della gente dall'esterno possa venire qui. Io vi garantisco quanto questi percorsi saranno partiti, ma non avete fatto le gare, affidato, vinto, quindi a giugno questa parte arriverà un sacco di gente e rischia di non trovare tante cose funzionanti perché noi non siamo ancora entrati nella nostra riparto culturale, mentre da fuori ci chiamano. Però oggi si è arrivata la richiesta del bando di trasporto dall'India. Oggi abbiamo avuto dall'India un minuto ancora. E l'ho scritto per dirvi, questo. Quest'anno, fino a giugno, abbiamo 4 matrimoni a Conversano, 2 dalla Scozia, 1 dall'Inghilterra e l'altro dal New York. Gente che viene a fare matrimoni civili a Conversano, che andrà all'albergo, lo posso dire tanto, aspetta la villa, che verrà da noi a fare la cosa e che se avrà tempo andrà a fare tutti gli experience da una masseria vicino.
Se noi non abbiamo capito che come sta in spettacolare, io veramente credo che poi diventa complicato dirlo ancora. In tutto questo che succede? Se c'è quello che fa bene quel lavoro di cui vi ho appena parlato, ci sarà quello che avrà bisogno di mettere le biciclette al novembre, poi ci sarà quello che avrà bisogno di portare con l'auto di fondo più, ci sarà quello che avrà bisogno di fare magliette con partita e l'auto commerciante, noi ne abbiamo una, manco a pagarla. E quando arrivano ci dicono scusa, mi sono tutti potenti a dire. Lascia che adesso la Roia mi ha detto siete stati bravi, io come voi continuerei altri 20 anni. 10 comuni furono chiamati in regione a fare la proposta alla Roia Torre Emilia. 10 comuni, tra i quali Alberobello, Fasano, Martina, a vincere il progetto con quello di conversione. E in realtà siamo arrivati primi, penultimi la Valle d'Itria, 17 su 18, noi primi. Al museo, abbattimento per le architettoniche, finalmente passato, secondo un punto dalla prima. Cioè, saranno, dico, se vinciamo 13 bandi su 14, oltre che l'abbiamo fatti bene i bandi. Questo paese è uno spettacolo, ragazzi. Questo paese è uno spettacolo, io mi permetto. Vorrei sapere veramente da voi, io sono convinto che voi che mi deduci, cioè voi quando siete di qui o quando vi siete incontrati in questi 5 anni, per questo lo sto dicendo adesso, perché come giustamente a maggio c'è un momento importante, ed è giusto che sia così, la cosa che più mi darebbe fastidio è che uno va esca di qui o che per 5 anni ha pensato, oh, ma quella cosa, e poi magari come il signore della settimana santa, che mi ha scusami, veramente non lo sapevo. Adesso lo sai, no no, l'ho già il libricino la settimana santa, quando ha visto il nostro sito il conservatore la settimana con il tesoriero, non ci credeva che eravamo per la prima volta nei percorsi religiosi di 6 milioni, sono i turisti che vengono per motivi religiosi in Puglia, 6 milioni, e noi per la prima volta da 3 anni siamo nei percorsi. Questo mi dispiacerebbe, che voi arrivate a un concetto qualunque esso sia senza farlo. Allora io vi chiedo, ditemi quello che avete detto fino a 2 secondi fa in piazza, allora sono andato, chiedetemi, questo nasce dalla serenità di aver lavorato veramente con serenità e di poter dare risposte a tutti, anche quando parlo. Okay. No, ma ti ho detto, guarda, adesso è una cosa proprio così, quelli che sono stati sempre i vostri dubbi, ma per esempio, là, perché quello non ha avuto soldo, pur lui ha avuto io no? Altra cosa che ho sentito. Per esempio, io ci porto qualche di alcune persone che purtroppo non sono venuti. E io ero proprio quello che per quello che abbiamo fatto, anche abbiamo avuto questi incontri. Perché comunque ci sono dei dubbi che hanno tutti, come per esempio, prima il sindaco diceva noi con criterio diamo dei contributi alle associazioni, ok. Sono molte associazioni che vogliono sapere quali sono questi criteri, cioè perché la mia associazione ha avuto un contributo e la tua associazione non l'ha avuto. Ma il mio evento arriva alla stessa progettazione, cioè era valido quanto il suo, perché quello sì e quello no? Perché a quello si è dato 1 e a quello si è dato 10? Facilissimo, perché ne ho di faccio. Facilissimo. Ma tanto sono questi. Beh no, se poi se vai a vedere l'evento dei contributi. E il primo anno sono stato attaccato non dall'amministrazione, evidentemente, che mi dicevano che io ero, come, ma tu dai i contributi a questa cosa, ma tu lo fai una logica, e io sapevo, sì, se il progetto è buono, punto. Per fare un esempio, qui non c'è, mi dispiace, Demos, che chiaramente è un'associazione che non può dirsi vicino al nostro sindaco, sono 2 anni che prende i soldi, l'unico soldi certo, dall'unico sponsor certo di Comune di Conversano, che è la banca, insomma, il nostro istituto bancario, quelli sono per regolamento tenuti a dare dei soldi l'anno, adesso non diciamo la cifra anche se è pubblicata, basta andare a vederla, anni che tutti quanti conosciamo. Ma ero arrivato in 4 anni a averne 100. Quindi io sono andato sotto quello che era. Poi abbiamo fatto invece che 5 pezzi a 14, tutti coordinati, si sapeva da maggio esattamente quello che serve su un unico DEF, su un unico manifesto, però ho messo l'inverno, che non esisteva, e tra l'altra storia, la stagione diciamo primavera. Quindi averne 100 all'età, all'inverno, alla cultura, ne abbiamo scritti 180, ma è per questo, non per altro.
perché finalmente ce n'erano 50 nell'inverno e 30 la primavera. Perché scusatemi, il novello sotto il castello, no? Che è diventato ormai anche quello un appuntamento, che è partito come da un'associazione come può essere quella di ognuno di voi. Molti dicono, vabbè, è vero, può essere una scusa per far venire gente, ma 52.000 persone in un giorno che vedono che una biblioteca aperta fino alle ore 24, una biblioteca aperta fino alle ore 23 e la possibilità di andare a visitare quello, vuol dire che forse la gente che sfrutta quella motivazione per far venire. E tra quelli nasce quello che dice io compro casa a Conversano perché è bellissima, sì, così si fa. Abbiamo aumentato più di 1.500 residenti in Conversano, ma non perché ci siamo proliferati, quindi quello purtroppo è andato un po' stagno, diciamo così. Però molta gente ha scelto Conversano per viversi. Tu arriva qua e vede, com'è? Si impazziscono per noi. Poi impazziscono per noi. Quindi, quella risposta che andrebbe data, Gabriele, a tutta questa gente è dimostrateci dove questo non è successo. Dimostratelo, perché è assurdo. Se poi dici che io ne ho avuti 10, lui ne ha avuti 12, perché non io. È chiaro che ognuno, noi abbiamo anche un indirizzo che abbiamo voluto seguire e spingere. E sono arrivato quest'anno a chiudere anche questo cerchio, con la saga dell'olio, io credo che sia un anello che mancava in questa città. E credo che abbiamo chiuso un cerchio. Attorno a questo si può montare tutto. Chiudo con una cosa per risponderti. Tanto è vero che i sacrifici fatti, per esempio, qua vedo la passione di vento, comunque, non tutti loro, vedo la faccia di vento. Ormai ce l'hanno sulla faccia, la faccia di vento. I signori della passione di vento hanno più volte pensato di mollare in questi 5 anni. Noi siamo usciti praticamente a non saltare nel film. Però l'anno scorso sono stati praticamente appiedati dalla regione che ha metà della provincia e non so da chi altro. Questo aver tenuto duro, sono stato chiamato da un imprenditore conversanese che ha letto un bando del ministero che dice che per la prima volta si poteva legare un finanziamento ad un evento. Perché, signori, non noi che diciamo quello della cultura, ma prendano, tu la cultura la devi fare tramite uno stratagemma portare a chiunque. Quindi l'evento porta lo stratagemma, la cultura, come vi ho appena detto, è l'aperto delle chiese, dei musei, dei libri, racconti di libri in quel momento, presentazioni di qualsiasi cosa. Che cosa hanno chiesto? Che si poteva però scegliere tra un elenco di 200 città d'arte in tutta Italia. Conversano c'era un elenco di 200 città d'arte. E voi non lo sapete. Quindi quell'impresa, non di Conversano, è venuta da me e mi ha detto ho scelto un evento. Hanno scelto la passione di vento perché non volevano rischiare diciamo, il freddo diciamo, del Natale. Volevano essere, perché deve essere stagionalizzato, non potevano proprio così comprare la passione. E hanno scelto il periodo della passione di vento e hanno legato il loro evento, sono da me, diciamo, partenariando, al momento della settimana santa, tra cui c'era praticamente che hanno scelto mai. Questo l'hanno fatto da Canicati e noi di Conversano fatto 500.000 euro passati. Anche perché i fondi, i finanziamenti, altra cosa importante che la consulta sbagliata non fare ancora, non si prendono soltanto all'ospedale che siamo esattamente noi, perché quel poco che siamo riusciti a mettere da parte, noi abbiamo messo tanto da parte che abbiamo finito la cultura come disperati in questi 5 anni. Potrebbe diventare la metà l'anno prossimo, perché chi viene decide giustamente di fare dell'altro. Se decidi di fare dell'altro, i soldi non si prendono da noi, si prendono dai finanziamenti. 100 milioni della Regione Puglia sono stati dati dalla Comunità Europea quest'anno. Sapete quanti ne abbiamo chiesti? Chiesti 33, ottenuti 26. Persi, dalla differenza di abbondanti, 64 milioni di euro. Persi, che sono andati ad altre regioni di più, Campania, Sicilia. Questa è la verità. Quindi, il finanziamento, quanti di voi hanno partecipato al bando che scade a ottobre a novembre, uno prospettato l'altro con sua della regione pubblica? Quanti di voi? Quanti? Nessuno. Ecco, provate a creare cultura in questo, a dare il mandato. Molti di voi, ve l'ho fatto io i bandi, ve l'ho scritto io i bandi a settembre ottobre, sono fatte non io. La mossa dell'olio e del vino che è stata, che è ancora scatto nel 17 al castello, abbiamo vinto questo bando e io l'ho fatto fare io. Alla fine ho partecipato come con me. Quindi la verità è nascosta in altri luoghi, che qualcuno deve dire questo per motivi politici e ci sta. Qualche altro deve dire perché tu hai preso 1.000 euro in più, tu 500 di meno. Io non ho preso niente, ho avuto solo 3 cinema, che sono la bellezza di 3.000 euro. E quindi poi ne preso 1.000. Io vorrei smentire un attimino qualcosa che hai detto, rispondo anche alla domanda di Gabriele, rispetto al fatto che i contributi hanno acquisiti. Io voglio fare la mia esperienza personale. Due anni fa sono andato da Pasqualino e ho chiesto un finanziamento per un progetto da fare a inizio di settembre, perché mi sembrava un progetto interessante, avrebbe portato un po' di movimento a Conversano, un progetto di soggiorno, musica.
Pasqualino, che era, l'ho presentato in anticipo il progetto, Pasqualino me l'ha bocciato. In quel momento io mi sono un po' incazzato, da conversanese ho cominciato a dire, ma fammi capire, tutto quanto è dato il finanziamento, mi ho fatto dei soldi sulla passione di vendita, me lo non per per dirci alla paesana. In realtà è il concetto che cambia, è il contesto. Io poi da persona penso un attimino matura rispetto a quello che invece vedo succedere spesso nel paese, per le associazioni. Mi sono fatto spiegare, perché una delle fortune maggiori che in questa amministrazione rispetto agli altri, cioè un'organizzazione all'interno di questo ufficio cultura invidiabile, personalmente io sono anni che organizzo la passione vivente e ho visto realmente un'organizzazione, è quello che in tutti gli altri anni non è mai successo. Però quando Pasqualino mi ha spiegato, mi ha detto, guarda, se io mi accolto, ogni volta sono sempre stati a disposizione di accogliere chiunque abbia voluto parlare, sia con lui che con il sindaco. In quel momento Pasqualino mi ha detto, io ti devo dare un finanziamento all'inizio di settembre, dopo un'estate così ricca e così piena, quando in realtà questi soldi servono per organizzare un evento a novembre, che è un periodo di destagionalizzato, quindi questi soldi ti serviranno per fare un evento. In quel momento ho fatto un bambino capriccioso e ho detto, insomma, allora come fai? E ho detto, in realtà quando ho visto quello che è successo a novembre, là mi sono reso conto, e sicuramente è una strategia. Quindi non bisogna pensare prevalentemente a se stessi, bensì poi a bene il paese. Questa logica che inizialmente non ho apprezzato, l'ho apprezzato successivamente. Però la tendenza di tutti è sempre quella di pensare a se stessi e fare delle cose per sé. Io in realtà ho capito che delle cose per il paese da parte di questo ufficio sono state fatte. Io ti ringrazio perché mi dai un attimo importante, ad aggiungere una cosa a quello che ho detto. L'assist è questo. Purtroppo, con le tue scelte, ti rispingi anche velocemente, perché non hai 20 anni, ne hai 5 e credete, per riuscire ad aprire quel museo, faccio un esempio, io dal primo giorno che l'ho con il ministero e invece che il 23 possono aprire il ministero al ministero perché il ministero non rilascia ancora autorizzazione dei reperti che stanno sistemati così da conversano da noi e li possiamo mettere nella teca perché non esce ancora la prima legge, quindi che ce l'ha da 10 anni per capire. Qual è la data? Abbiamo fatto delle scelte. Io posso arrivare, per esempio, San Rocco, io avevo visto la data all'epoca, nei prezzi di quel gruppo, ricordo quella data del 6 agosto come la peggiore data dell'anno, in cui arriviamo con qualsiasi genere di tipologia di persone, con la busta delle nostre lette, col prosecco che non so dove avevano comprato, che passavano le cerise, mettevano sul mio tavolo, quando vedo quello, accadeva, dietro la processione. Che non era, diciamo, un momento di evocazione storica, non era un momento religioso, era la salute. Adesso c'è la 4.0.2, la regione sono 3 anni che ci manda i certificatori, quelli che vi ripete, veramente c'è quello che abbiamo tutti i soldi, l'ultima volta lo scorso anno 64.000 persone in 4 giorni, 64.000 persone in 4 giorni, negli orari di chiudi apertura del museo, che ci chiamavamo alle 21, che abbiamo aperto fino alle 24.00, 7.200 passaggi. Che normalmente in un museo hai un mese, in 3 giorni, no? Quindi fare tanti cose, si può fare con questo. Questa roba adesso c'è cioè, l'evocazione storica, 220 ragazzini che cominciano a gennaio a fare le prove nelle scuole, con abbiamo fatto un fondo nelle scuole, fino adesso i fondi si facciano grazie a Dio per l'ambiente, meno male, si fanno diciamo, una serie di motivi importanti. E gli altri fondi nelle scuole sono di qualsiasi cosa, il ballo della danza del qua qua e qualsiasi altra cosa, che però non ce n'è nessuno che parli della nostra storia. Finalmente qualcosina si muove. Di evocazioni storiche, ci sono 16 di evocazioni in 5 anni studiate dai colleghi che hanno fatto un lavoro estremamente difficile, con il quale sono andata a Parigi perché adesso hanno praticamente 16 opere messe in piedi, inscenate, e voi sapete magari che farlo, che se non dove mai si decidesse anche a conversare di fare un giorno al mese, dentro un luogo, San Giuseppe, una rievocazione che si dice qua c'è anche un turista, come quando facciamo noi per l'emigrazione, dobbiamo andare a vedere nel ristorante se parte, se io lo vedremo anche noi, riappropriandoci se magari ci va di quella della nostra cultura, perché non c'è da inventare niente, c'è solo da recuperare, noi non dobbiamo inventare tutto, c'è solo da recuperare. Quindi l'asset è questo, la scelta è stata quella, prendevano 1000 euro, ve lo dico, ne hanno presi 25 l'anno dopo, perché accadesse questo. Quindi ti chiacchiosto, poi quando qui, quello di quello ha cominciato a fare quello, l'altro ha fatto la presa, il falegname le ha creato, si è creato, quindi adesso è andato a raccogliere questa cosa.
Adesso andiamo a togliere il novello, adesso andiamo a togliere il Natale dove 25 associazioni insieme, 25 associazioni, che quando c'erano di fare la musica c'erano la banda di Conversano, che fino a 2 anni fa se mettevi la banda di Conversano un evento, diciamo giovane, ti dicevo Marco, ma veramente, ma quello ti dice, quindi bravi, perché la banda, con quel progetto della banda Invest 3 anni, che chi solo lo sa, quello che abbiamo fatto, siamo stati noi ad andare a Milano a rappresentare l'intera provincia di Bari, non lo sa nessuno, noi ce l'avamo. Abbiamo candidato la banda cittadina pugliese all'UNESCO, grazie al nostro progetto, paese capofila per tutta la regione Puglia. E la banda, signori, la banda è un'altra delle cose incredibili che poi la conversano, ci invidiano tutti. Ah, se andate nelle regioni del Lazio, non vi conoscono perché abbiamo i laghi di Sassano, vi conosco perché abbiamo i laghi di Sassano. Le laghi di Sassano però, 4 anni fa, mi chiamo il sindaco di Seo, mi sto mettendo in piedi un festival dei laghi, mi interessa, come però la settimana tanto? Non ci crede nessuno, che lo poveretto stava... ho 4 anni, quanti fanno a poco? Ecco, faccio così, io ci tengo, io ci credo. Rispose di sì, il festival dei laghi, non so se l'ho fatto leggere in questi anni, in questi giorni, è arrivato l'altro giorno, mi ringraziava il sindaco perché abbiamo avuto 150.000 euro a fondo perduto della Comunità Europea, è diventato il festival europeo dei laghi, in Puglia, primo lago, laghi di Conversano, con i laghi della Lando, laghi di Conversano. Voi lo sapete? No. Però ai laghi di Conversano andiamo a buttare le anatre, le pale e i pesci rossi che hanno distrutto tutti i nostri ospiti per audienze, con Italia e compagnie, e che prendiamo questi intelligenti. E invece poi vanno a mangiarci le uova di quelli che invece erano il nostro, la nostra unicità. Questa è l'unica cosa che io vorrei che passasse oggi. Veniteci a trovare, chiedete a tutti voi. Qui c'è dentro chi lotta disperatamente da anni per questo concetto. C'è dietro di voi, basta di girare. Quello che hanno fatto loro a Natale, sto parlando in questo momento dell'organizzazione via Matteotti, quando abbiamo finito il traffico, quando abbiamo detto, ma no, poi è andato una specie di festa patronale 4 domeniche di seguito. Allora, poi hanno detto, sai che magari è incassato cose che non ho mai incassato, quindi anche di domenica si portava aperto. Poi da essere dei pezzi di fango, diciamo, siamo diventati anche quasi bravi. La verità è questa, con la fango, c'è la gente che è impazzita con la fango. Non è che c'è chissà cosa abbiamo inventato, abbiamo chiuso un pezzo di strada, dato la possibilità di camminare quindi senza la di distruggere, siamo animati, quindi ha messo la nostra tradizione. Con poco, risultato eccezionale. Guarda caso, 2 settimane dopo, devo sapere dove ci sarà aperta anche un'altra domenica, senza organizzazione, se volevano fare, è andata male. Perché non è che le cose si fanno, io l'ho fatta fare, te l'ho detto, ok, ti chiedo a te, anche cose tu, non è che le cose si fanno, non ci si improvvisa. Quella programmazione di cui parlavo a te, è questo, loro hanno lavorato, dico loro, Puglia, che si è occupato di questa cosa, hanno lavorato per 3 mesi. Ora, la situazione che non sono venute oggi qua, sono quelle che domani saranno in piazza di non serve a niente, cosa è andato qui di Gonzo e Piandoni, non tanto riuscivano a parlare tra di loro, diciamo, c'erano delle difficoltà da piazza, li ho inserita, ci siamo seduti a un tavolo, si sono guardati e si volevano bene, è la verità, non c'era nulla tra loro se non l'obiettivo di raggiungere quello delle banche. È un piacere fare le cose assieme. Non c'era niente di tanto allucinante. Tempo fa, ricordo, la pioggia, quando fece il ponte, quelli avevano litigato, i due, perché erano da chiedere a quello di quanto, se avete il prestito, disse, no, non è ora, avevo il prestito nei tempi. Quello avevano litigato, questo è il motivo per cui litigiamo con me. Non ce n'è altro. Perché bastava che 3 associazioni, e l'abbiamo dimostrato con la di quindi, 48 associazioni assieme, abbiamo fatto uno spettacolo, che aveva medaglie d'oro del Presidente della Repubblica. Chi lo sa? L'università da 70 sta a leggere le cose nella biblioteca, e il Sacro Cuore, vabbè, abbiamo fatto 2 fantastici laboratori, e quel autobus che gira, diciamo, più per i cadaveri che per ci ha dato una mano, e siamo andati a fare quello che abbiamo fatto, è andata alla grande, il giardino non ho mai toccato una macchina diversa da quella che era messa in soluzione, è stato uno spettacolo tale che io organizzo il festival di bambini italiani, Oreste Castagni, che l'abbiamo invitato per l'occasione, ci hanno inserito nel festival dei bambini nazionali. Bello, no? Abbiamo fatto l'aerobica per farvi capire quando possiamo diventare grandi. L'aerobica era la coppa del mondo di aerobica. Tutti quanti, vabbè, se voi andate a vedere i giornali locali, c'era grande torneo di 3-7, e va bene, perché
e poi 15 nazioni ospitate, 15 nazioni ospitate per l'aerobica, che quell'anno si teneva a Las Vegas, Tokyo, Cimisoara e come sempre. 4 all'anno se ne prende Las Vegas, solo Cimisoara e come sempre. 1700 atleti che per 6 giorni sono stati in tutta la città e hanno speso quando hanno portato per l'università, perché sul giornale usavano anche il cibo. No, veramente voglio togliervi tutti, quindi chiedetemi, il fatto è stato ragazzi, è una cosa impressionantemente importante, è stato questo sistema ambientale culturale, è la cosa più bella che si possa fare, hanno legato l'ambiente alla cultura, pensate. Che cosa, noi abbiamo vinto il bando perché siamo inventati una cosa allucinante che si chiama l'ecometro. Che cosa è l'ecometro? La logica della metropolitana, c'è la linea rossa, la linea gialla, la linea verde, la linea marrone, tutte conosciamo. Però da ognuna di queste linee abbiamo dato una tematica. Va bene? Quindi la linea verde è quella ambientale. In teoria se vai, sali sulla linea verde, quindi se con la bicicletta, perché per fare con la bicicletta, con gli sciò pedali, con gli sciò a cavalli e con l'autobus, ovviamente Euro 5, ecco sostenibile, no? Se sai la linea verde, sai già che davanti a te troverai tutti i siti di interesse ambientale dei nostri 4 comuni, perché noi siamo capofila ancora una volta, ma i comuni sono come fanno, poi andiamo a muovere tutti gli anni. Perché poi non sono quelle cose da non so se è collegata a questo, ma probabilmente sì. Cosa vuol dire? Che se mentre stai andando sulla linea verde, trovi l'intersezione della linea marrone, che è quella dei musei, e decidi di scegliere come fai una metropolitana, che scendi o prendi l'altra all'incrocio dello spawn della metropolitana, tu vedrai la prossima cosa, è un liceo, nel quale, guarda caso, c'è un'animazione culturale di determinato tipo. Il foro museale di Conversano sta diventando centrale per essere secondo sui 149 musei che hanno presentato proposte. 149 musei, tra cui ci sono musei di tutti, per immaginate, ci sono secondi. Prima centrale perché abbiamo fatto un lavorato impressionante, quello che era una bozza di convenzione, per esempio con il centro studi Melangelli è diventata una convenzione, quello che era una mostra della Vittoria sono diventate una sezione, perché che ha fatto parlare di sé per tanto e tanti altri e così via. Cioè ragazzi, il lavoraccio è difficile spiegare, ma non l'abbiamo fatto noi. Cioè, nel senso, io l'ho fatto con chi di voi è venuto e mi ha detto, io voglio portare i bambini da piccolo. Io volevo, facciamo, ma mettiamoci insieme, che facciamo? E ripeto, la città di Tunisi è stata indubbiamente la cosa che più complicata mi è venuta in mente, ma che più mi ha dato soddisfazione, perché ha dimostrato di quanto assieme siamo speciali. 1.253 bambini iscritti, 3 di Rovigo. Gente che è venuta, come abbiamo scritto, a vivere finalmente la vacanza non con i bambini, per i bambini, che è una cosa appena diversa. Posso dire una cosa? Cioè, parlando di un altro aspetto culturale, cioè, ma cosa è brutto mi dovete dire? Se vuoi prendere, voglio critiche. No, siccome è il presente. Posso dire da terra nuova 12 ore, ma il problema è che se mi sento in battaglia dagli ultimi 3 mesi, non c'è di andare proprio come. Però vorrei legarmi a una situazione in cui tu hai detto prima, c'è un'associazione che ha detto io non ho avuto neanche un contributo per il teatro. In realtà ha avuto dei giorni del teatro, infatti credo che uno dei momenti culturali sia anche il teatro, che è stato più volte criticato ed è stato più volte detto che si fa fare la stagione teatrale perché non ha senso. E io vorrei parlare, cioè raccontare un'esperienza velocissimamente come quella di Domenico, in quanto io faccio gli spettacoli teatrali dal 2004 e non abbiamo mai avuto. Lo dico, e questa è una munizione che faccio spesso al mio assessore, al nostro assessore, mai avuto fondi, tanti fondi, perché, non lo so perché, poi non lo fanno più, perché non ci stanno, perché non c'erano, vabbè, ma anche in questi anni in cui io fino dal 2004 fino ad oggi e continuo ad aprile a fare 2 spettacoli che avevo messo in programma da aprile, abbiamo preso pochissimi soldi. Io dico, perché qualcuno si lamenta perché dice io non ho avuto il contributo, ho avuto 3 giorni in teatro? Noi, e io faccio un esempio di Pinocchio, che abbiamo fatto una settimana di teatro, forse siamo stati l'unica associazione di Conversano Teatrale ad aver affittato il teatro per una settimana intera, dal lunedì al sabato. Abbiamo fatto 3 serate,
per 5 fa 1500 persone, perché prima era 500 posti, 1500 persone più due mattine, quindi si aggiungono altri 1000 bambini che sono venuti quelli da Conversano, a cui abbiamo mandato a tutte le scuole, abbiamo mandato la richiesta per venire a teatro al costo di 3 euro a biglietto. Ci ha risposto soltanto il primo circolo, mandandoci la prima e la seconda elementare, e invece da Bari, la mattina alle 8:30, io ho sentito il telefono squillare, qualcuno ha trovato il mio numero, e da Bari sono venuti due pullman di bambini che hanno pagato 5 euro, perché abbiamo voluto con l'assessore tenere i 3 euro per i conversanti, invece 5 euro per i bambini, più i pullman, quindi hanno pagato totale 8 euro, quindi due pullman da 50 posti. Da Rotigliano sono venuti altri 3 pullman allo stesso prezzo. Noi abbiamo preso dal comune due date di teatro e basta. Ora io dico, credo che avendo fatto dei numeri come 2500 persone, penso che oggi dovevo meritare qualcosa in più, credo. Poi ho detto vabbè, aspettiamo, e infatti l'assessore poi ha fatto una cosa bellissima, che con io ho capito che invece bisognava crescere ancora e fare spettacoli sempre più belli, e siamo arrivati al Teatro Pubblico Pugliese, che è secondo me un traguardo grandissimo, in cui abbiamo inserito America per il 12 di aprile, che sarà forse l'ultimo spettacolo del programma, che chiude la stagione, e siamo stati contenti. Nello spettacolo dirò dei nomi che sicuramente lo conoscete, ma che nel musical a livello italiano sono i nomi più grossi, che Valeria Monetti e Simone Sipillano, e altri due un po' più minori, e dove abbiamo avuto 2000 euro per fare uno spettacolo nel Teatro Pubblico Pugliese con due nomi. Allora io dico grazie per il Teatro Pubblico Pugliese, grazie per le cose varie, e dico agli altri, perché vi lamentate? Quando io potrei lamentarmi seriamente, e non so se è una domanda o più un'esperienza. No, in realtà è una cosa bella, quindi io volevo questo, ve lo ribadisco. Alla cosa tua ne ho tutto presente di questo, il progetto del teatro, quando sono arrivato in teatro, sono stato di regolamento bellissimo precedente. Sapete perché? Perché la stagione è partita a marzo, e ovviamente il tempo di uscire a febbraio. Chiaramente quello vuol dire che non vuole fare cosa marzo, io mi chiamo membro dell'anno comunale, 40-50 mila euro l'anno fisso per il pagamento dell'associazione per il costo del pugliese e per la stagione. Quindi quelli ci rimangono comunque, se non programmi o programmi, se perché non fai male, la differenza qual è? Che siccome quella somma fa al ripiano della stagione, cioè se io metto due persone paganti, evidentemente posso fare un solo spettacolo, perché se devo pagare la differenza dello spettacolo per 10.000 euro, io ho fatto due paganti, devo mettere 1.500 euro spettacolo. Se invece ne metto 300 di persone dentro, io lo pago 4.000 invece che 10, uno spettacolo che vale 10, perché l'altro l'ho pagato dei biglietti, e quindi ho fatto 2-3 spettacoli. Questa è l'intervento. Come abbiamo fatto? Semplicemente ho chiesto a loro, tra le tante cose all'inizio, avevo chiesto troppe cose da di cui credere, ho detto possiamo lavorare anche sul teatro, perché secondo me conversiamo c'è tanto nel teatro. Sì, bene, ho cancellato la stagione teatrale della Monetta, io sono arrivato a giugno 2008, nel 2008-2009, l'ho cancellato, non c'è fatto teatro a conversare. Il cinema no, lo vedi, ma perché qui sto andando di là? Hai ragione, quindi come sempre. Ho cominciato a gennaio a programmare, a luglio di quell'anno io avevo una stagione che iniziava a novembre e pronta. Sono entrato nelle scuole, perché le scuole si organizzano, mica aspettano te, giustamente. Quindi il 12 settembre, appena parti, avevano già 7.493 progetti, e quindi quando devi andare a marzo a dire fate teatro, abbiamo già scelto tutto ciò che potevano spendere, ho sprezzato i genitori a 3 euro ad abbonamento per qualsiasi altra cosa, e quindi non ce l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto questa